dell'Unione Europea, da parte del bilancio dell'Unione Europea, ed è chiaro che il maggiore sforzo che viene chiesto a noi e agli altri stati di frontiera sull'identificazione deve essere accompagnato dalla redistribuzione dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici. Le due cose stanno assieme. Se vediamo che ci sono opposizioni sulla seconda, beh, certamente assumeremo altre determinazioni anche rispetto al primo punto. Io concludo, Presidente, dicendo che certamente, come in vari avete invocato, noi vogliamo una Europa che esista in materia di politica di immigrazione e d'asilo, non l'Europa che non esiste. Noi fino ad oggi abbiamo pagato non il prezzo di scelte sbagliate, ma il prezzo della non Europa. Noi abbiamo pagato l'inesistenza di una politica di immigrazione, l'inesistenza di un vero sistema comune europeo d'asilo. Abbiamo pagato un'applicazione di un regolamento inadeguato perché elaborato in un'altra epoca storica, negli anni 90, e siamo nel 2015, e giustamente sono state invocate la Convenzione di Ginevra, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Noi vogliamo una Unione Europea all'altezza di questi impegni e di questi valori, e per questi impegni e per questi valori ci impegneremo, come voi ci chiedete, anche su questo punto specifico al prossimo vertice europeo. Grazie Presidente. Scusi, sottosegretario, forse mi sono distratta un attimo. Il parere sulla risoluzione è favorevole. Ecco, l'ha detto all'inizio. Ok, grazie. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Siamo. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Grillo ed altri numero 1.767 e Miotto ed altri numero 1.899 concernenti iniziative di competenza in merito al personale del Servizio Sanitario Nazionale al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario. Avverto che sono state altresì presentate le mozioni Calabro ed altri numero 1.900, Nicchi ed altri numero 1.904, Palese e Fucci numero 1905, Vargiu ed altri numero 1907, Rondini ed altri numero 1908, che vertendo su materia analoga a quella trattata dalle mozioni dell'ordine del giorno, verranno svolte congiuntamente. I relativi testi sono in distribuzione.